Santa Faustina, San Gertrude, San Pio, ti promettono la liberazione delle anime dei tuoi cari defunti dal purgatorio. Cari amici, oggi voglio condividere con voi tre preghiere potentissime, recitate e diffuse da grandi santi della Chiesa. Queste preghiere sono strumenti spirituali speciali per aiutare le anime del purgatorio a raggiungere il paradiso. Con la nostra devozione e recitando queste suppliche, possiamo ottenere la liberazione di molte anime, comprese quelle dei nostri cari defunti, genitori, amici, fratelli e sorelle che ci hanno lasciato. Non c'è gesto più nobile e pieno d'amore che pregare per loro, alleviando le loro sofferenze e donando loro la pace eterna. Se desiderate fare qualcosa di straordinario per chi amate e che ora si trova nel regno dell'aldilà, unitevi a queste preghiere. Recitandole con fede, potete aiutare davvero tante anime a trovare la luce del paradiso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima preghiera. Preghiera di Santa Faustina Kowalska per le anime del Purgatorio. O Gesù misericordioso, tu che hai detto, chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, guarda con misericordia alle anime che soffrono nel Purgatorio. Ti imploro, per l'intercessione della tua serva Santa Faustina, di riversare la tua infinita misericordia su di loro, per lavarle dai peccati e condurle alla beatitudine eterna. Eterno Padre, guarda con amore il tuo Figlio, che ha versato il suo preziosissimo sangue per la salvezza di tutte le anime. Accogli la nostra supplica e, per i meriti della passione di Cristo, libera le anime che ora aspettano la tua chiamata alla vita eterna. Gesù, ti offro questa preghiera e ogni mio sacrificio, per il bene delle anime dei nostri cari defunti, affinché possano trovare pace e gioia eterna. Amen. Seconda preghiera. Preghiera di San Gertrude per le anime del Purgatorio. O dolcissimo Gesù, ti prego per l'immensa sofferenza che hai patito nella tua dolorosa passione, di accogliere le anime del Purgatorio, specialmente quelle più abbandonate e dimenticate. Eterno Padre, ti offro il preziosissimo sangue di tuo Figlio Gesù Cristo, in unione con tutte le messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime che soffrono nel Purgatorio. Signore, per l'amore che ci hai mostrato sulla croce, concedi loro la luce eterna e una pace infinita. Amen. Terza preghiera. Preghiera di San Pio da Pietrelcina per i defunti. O Dio onnipotente ed eterno, per la potente intercessione di San Pio da Pietrelcina, ascolta la nostra supplica per le anime del Purgatorio, soprattutto per quelle dei nostri cari defunti, amici, parenti e genitori. Gesù, ti offro il dolore e la sofferenza di ogni giorno, uniti al sacrificio del tuo Figlio sulla croce, affinché possano abbreviare le pene delle anime sofferenti e permettere loro di entrare nella tua gloria. San Pio, intercedi per loro, come facevi quando eri in vita per i tuoi figli spirituali, e prega affinché possano trovare riposo eterno nel cuore di Dio.
O Madre Santissima, accogli queste anime nelle tue braccia e conducile verso la beatitudine eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.